C'era un detto, un tempo, che diceva così: Bacco, Torello e Venere riducono l'uomo in cenere. Oddio, scusate, no, scusate, era Bacco, Tabacco e Venere, mi sono sbagliato, pardon. Barone Vassallo, 29 novembre 2021. Allora, scusate il lapsus di questo inizio video, ma era soltanto per ricordare un importante proverbio che sembrerebbe al giorno d'oggi più giusto che mai. Allora, noi abbiamo nella nostra filmografia dell'Italia, nella filmografia italiana, un film che se io fossi ministro dell'istruzione farei studiare a scuola. Qual è questo film? Questo film è la trilogia del Padrino. Perché dico questo? Perché Francis Ford Coppola creò realmente un capolavoro che descriveva perfettamente gli eventi di questo nostro piccolo piccolo paese. Nel Padrino, se non sbaglio la parte terza, c'è ormai un anziano, maturo, diciamo così, Michael Corleone, che per raggiungere i suoi scopi utilizza due metodi, come anche li utilizzava il padre, però nell'ultimo film, nella terza parte, è ancora più marcata questa cosa qui. Tant'è che arriva a corrompere anche la Chiesa. Allora, che metodi utilizzavano i Corleone per raggiungere il loro scopo? Uno era minacciare di morte, uccidere le persone, e due era comprarle. Comprarle, perché è così moderno questo film? Perché abbiamo visto in questi tristi mesi, dei medici, dei professori, abbiamo visto degli youtuber che hanno avuto un seguito molto molto cospicuo, molto forte di persone, e nell'ultima ora abbiamo visto delle veneri che, arrivate all'ultima ora, messe lì come paladine dei diritti, addirittura negli ultimi giorni, addirittura paladina, questa Venere, paladina dei diritti delle donne. Quindi ha creato delle manifestazioni, degli incontri soltanto riservati alle donne, il che sarebbe anche molto molto carino, molto molto bello, perché bisogna ammettere che in questi mesi chi ha fatto realmente resistenza, chi ha dimostrato di essere veramente di carattere forte e agguerrite sono state proprio le donne. Le donne, bisogna dire che in questi mesi hanno veramente dimostrato di essere due spanne superiori alla maggior parte degli uomini. Naturalmente parliamo di donne con la D maiuscola, non delle cosette lì mascherate che con la,
col sacro feticcio, doppio sacro feticcio, triplo sacro feticcio, salto mortale e via discorrendo. Allora, partendo da lontano, abbiamo visto che c'è stato questo dottore che era assolutamente contrario a tutto ciò che era la narrativa, e negli ultimi due giorni invece ha cambiato totalmente sponda, da così a così. Mi rivengono in mente le parole di Michael Corleone, del Padrino, proprio quello vero, che disse: vi farò un'offerta che non potete rifiutare. E infatti questo dottore probabilmente ha accettato l'offerta che non poteva rifiutare. Idem un youtuber che paventava di non credere alla narrativa e adesso dice a tutti di essere entrato nel tunnel del sacro raffreddore, dice che mettetevi il sacro feticcio, dice tutte queste cose qui. E in terzo questa Venere indivisa, che proprio in questi due giorni ha detto di avere il sacro raffreddore e che quindi probabilmente anche lei cambierà totalmente il suo dire e il suo fare. Direi che è un ulteriore attacco anche a chi credeva in determinati personaggi, a tutti quelli che hanno trovato in questi personaggi dei punti di riferimento che adesso vedono totalmente stravolti. È esattamente quello che il Padrino faceva vedere, che Francis Ford Coppola faceva vedere nel suo film. Sono stati comprati, non saranno i primi, non saranno gli ultimi. Vi dico soltanto una cosa, mettetevi in testa che adesso compreranno un po' tutti. Io credo che l'unica persona che non potranno mai comprare, mai corrompere, è proprio l'ingegner Negri. Credo che sia realmente l'unico ormai a cui ci si può affidare senza remore, senza paure. Gli altri, e ve lo dico io, gli altri lentamente passeranno tutti dall'altra parte della barricata. E questa è una cosa che porterà con loro, perché non pensiamo che tutte le persone che appoggiano un certo ideale siano tutte intelligenti e capaci di discernere ciò che è vero da ciò che è falso. Queste persone porteranno con loro moltissime persone. Sarà una ulteriore sfida alla democrazia, sarà un ulteriore colpo alla democrazia, sarà un ulteriore colpo alla verità. Io vi dico, dobbiamo mantenere la mente lucida, dobbiamo mantenere i nervi saldi, dobbiamo fare molta attenzione ad osservare attentamente i comportamenti di tutte queste persone che hanno creato attorno a loro dei seguiti e adesso saranno corrotti per portare i seguiti su un binario morto, o se non sul binario morto, dall'altra parte della barricata. La situazione in questo momento è delicatissima e anche pericolosissima.
Torno a ripetere, manteniamo i nervi saldi, manteniamo la lucidità, non facciamoci prendere dal panico, non facciamoci prendere dalla depressione di vedere queste persone che sembravano paladini della giustizia essere dei semplici senatori corrotti di coppoliana memoria. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.